Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati su Crusader Kings con Vittorio Sgarbi. Non ci volevate credere, non ci potevate credere, a dir la verità non ci credevo neanche io, ma ecco il secondo video con il mitico Vittorione. Allora, il primo importante gesto che faremo ora sarà togliere la barba a Vittorio, che non lo posso proprio vedere con la barba. Allora vediamo un po'. Vai così Vittorio. No, ma guarda che barbette ridicole, ma su Gabi è sbarbato. Oh, perfetto. Duca Vittorio di Toscana. Duca Vittorio Sgarbi di Toscana. Duchessa Rocca, Barocca. E nostro figlio Pandolfo. Una famiglia felice che mira a conquistare l'Italia del Sud e sterminare tutti i suoi sovrani. Possiamo creare il Ducato di Modena, ma non l'avevamo già fatto. Mi perplime questa cosa. Ci servono 190. Ci siamo lasciati con il Sacro Romano Impero che invadeva gli slavi, con una guerra civile vinta contro il nostro acerrimo nemico Oberto, il maledetto Oberto, quello con le strane manie. Oberto, che è il nostro più grande rivale, che ci odia, che abbiamo umiliato in pubblico e che provvederemo a eliminare quanto prima. Siccome non abbiamo nessuno da uccidere, io direi di uccidere Oberto. Anche se penso che nessuno accetterà di complottare contro lo sconfitto. Ma d'altronde in questo gioco nessuno accetta mai di complottare. Vediamo chi si può aggiungere. Ildebrando, il cappellano di corte di Soana. Cioè, solo perché uno si chiama Ildebrando dovrebbe diventare Sacro Romano Imperatore. Vediamo un po'. Ah beh, però c'è parecchia gente che accetterebbe. Distribuiamo denaro a questi poveri uomini. Tipo, accettano, vai così. Vai così, questo lo eliminiamo entro la fine dell'anno a questo povero stron. Bolo. No, non invi... Antonino di Chieti. Dagli... Ah, vabbè. Beh, penso che comunque accetterà. Beh, iniziamo a mettere insieme il complotto. Iniziamo e partiamo. Io alzo il volume che non sento nulla. Ah, 5 un po' troppo forse. Ok, così va benissimo. Quindi la guerra contro... accettano per uccidere quel pezzente di Ober. Forse un po' troppo alto in effetti. Accettano tutti, tutti odiano Ober. Tutti odiano Oberto. Ah, che delizia. Lo voglio vedere morto. Ah, non sono gli slavi, bensì è la rivolta slava. Vediamo un po' di continuare il complotto contro Oberto l'odiato, che tra l'altro tutti odiano perché l'abbiamo umiliato. Vai così, Valpurga! Valpurga! No, questa qui, Omero! Ora manca solo Virgilio. Vabbè, c'è Usberto, vogliamo mettere Usberto. C'è anche Heidi, la mia nipotina, qui sotto, che però non vuole aggiungere. Mamma mia, ma lo vogliono tutti morti. Ma che bellezza. Mi viene da piangere. Non ho mai visto nessuno che accettava di partecipare a un omicidio così in Crusader Kings. 190, questo muore fra poco proprio, dietro l'altro. L'hanno detto. Hanno accettato. Benissimo. Ah, guarda, 220%, magari... Vabbè, Adenolfo pure vinciamo subito. Che è successo? Qualcosa di interessante qui. A quanto pare Enrico IV ha creato il titolo di Ducato di Ancona, che ci riguarda piuttosto da vicino. Vediamo un po'. Chi è il Duca di Ancona? Vediamo se ce lo dice, ma non penso. Forse lui? No. Ah, forse l'avrà creato per sé. Poi magari se riusciamo a farci ben volere potremmo pure farci regalare qualche titolo in effetti. Ecco, per esempio, lui ci adora ora. Io non posso neanche dargli un dono, perché no, ovviamente non posso pagare mezzo 557 denari. Allora, stavamo dicendo, ammazziamo Oberto. Vittorio si vendicherà per quel traffico illecito di capre ora. Lo vedremo morto. Oberto Bobberto. Recluta. Sì, direi di reclutare subito il fisico di corte, perché come potete vedere le epidemie sono dappertutto, escono dalle pareti. La Francia è infettata, la Spagna è infettata, le isole sono infettate.
Ora mancano solo gli affettati e siamo proprio a posto. Perciò, il grande Duca Vittorio cosa dice? Capra? No, non dice quello, anche se è una sua vita. Dice, vediamo che possiamo fare per conquistare la Puglia. Chi è? Ah, Boemondo! Gli posso dichiarare? No. Perché mi sa... Ah, non abbiamo abbastanza pietà. Attenzione, non abbiamo abbastanza pietà perché loro sono in guerra contro gli eredi, contro gli inferiori. Perciò una volta che escono dalla guerra con gli inferiori possiamo invaderli. Ok, tanto lo ammazziamo subito questo. 235%, non ho mai visto... Guerrino! Grande Guerrino. No, rifiuta! Maledetto. Allora, il sindaco Gian Leone, il mio co-cospiratore, ha detto che... Praticamente... Ah, c'è praticamente un pozzo enorme vicino al man... No, non capisco. Se solo che kaboom, kaboom accettiamo. Approviamo il piano e ammazziamo quel maledetto di Obert. Uno dei nostri esploratori ci ha detto di un pellegrino che è appena arrivato a Ferrara. Il pellegrino, conosciuto come Raffaello, è un pio uomo. Ah, è venuto a visitarti per una quest pia. Ah, è venuto a visitare tutti i siti cattolici, tutte le cose per accogliere i pellegrini, gli ostelli della gioventù, su via. Durante uno dei suoi viaggi ha accumulato una grande conoscenza della medicina. Ah, ma va benissimo, un grande Raffaello, facci un bel quadro. Intanto aspettiamo che muore quel maledetto di Oberto, detto anche il cieco. Che come figlio... Oberto! No, è risorto, vorrebbe risorgere. Ah, è morto. Maledetto lui, finalmente. Abbiamo ucciso Berto. Giuditta. Pure lui vorrei fare fuori. Sì, sterminiamo tutta la dinastia. Perché no? Finché c'è uno che si chiama Berto da Parma nel mio regno, non sarò contento. Però nessuno vuole partire. Ah no, guarda, questi due sì. Usberto, grande Usberto. Usberto è un omicida di quelli proprio... Nemmeno Jack lo Squartatore, infatti lo chiamavano poi Usberto lo Squartacapre perché era molto fedele a Sgarbi e perché gli piaceva ammazzare. E proprio quando si sa, quando si ha le cose nel cuore, si sente il bisogno di uccidere. Ma noi andiamo avanti perché il nostro macro obiettivo ora è attaccare Bari e conquistare la Puglia, che è in preda a numerose guerre di strutturici. E vai. Sì, uccidiamo Berto di Parma, evviva! La 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 la. Quanto è bello ammazzare il conte Berto. Scusatemi per questi attimi musicali, ma quanto devo ammazzare uno che si chiama Berto? Non posso fare a meno di esprimermi in questa maniera. Luca è infetta, non si sa perché non trasmette a nessuno la sua malattia. Meno male, dovremmo dire. Potremmo pure abbassare le porte, però poi il popolo ci odia e non ci conviene. Piuttosto, Rocca Barocca. Io, se potessi, ti darei un titolo terriero, però non lo voglio dare a mio figlio perché dobbiamo farlo, dopo tutto, sposare con delle persone interessanti. Vediamo, Rocca. Allora, nostra moglie Rocca Barocca ci ha chiesto di considerarla per la posizione di amministratore del tuo concilio. Siccome tu sei sicuro che lei sarebbe capace di adempiere al compito, potrebbe essere una scelta però non convenzionale, se non addirittura una cosa scandalosa. I tuoi vassalli potrebbero non essere felici. Ma Rocca Barocca è spaventosa, scusatemi. 15 di guerriero, ma è più potente di me. Sì, io ne ho 13, figa. Che idea geniale. Però mi direbbero tutti, sì, Rocca, vai a farti benedire, anche se sei un genio, sì. Poi magari ti regalo qualcosa, tipo carne di capra. Sarebbe una geniale idea, tutte le donne apprezzano la carne di capra, in effetti. Qui intanto l'Inghilterra combatte contro l'Ungheria. È peggio di quella volta che mi sono ritrovato l'Ungheria ad avere una punta di Scozia, però... Sono cose che capitano. Lucca... Il conte Anselmo Luca è stato catturato, ma da chi? Ah, da me! Guarda un po', potrei eseguirti, però puoi perdere pietà. Potrei bandirti, ma perdere pietà.
Può riscambiarti per un po' di soldi, ma certo. Gli diamo indietro questo traditore. Maledetto lui. Anche se avrei preferito farlo morire nelle celle. Ma no, se l'avessi preferito magari non avrei proprio... Sì, in effetti non l'avrei liberato. Va bene, tutti sanno che il Duca Vittorio Sgarbi ha crisi di personalità. Vorremmo investire in un avanzamento tecnologico. Allora io direi sicuramente... Vediamo quali sono le truppe di cui disponiamo di più. Se magari me le dici, sarebbe molto bello. Vabbè, io appunto la cieca sulla fanteria leggera, perché mi pare che la fanteria leggera è quella degli italiani. Sì, direi fanteria. Cioè, non so qual è in effetti qual è. Ma andiamo su fanteria pesante, dato che le scelte iniziali sono sempre quelle sbagliate. Pertanto abbiamo un dominio troppo grande. Allora, reggente designato, io opterei per mia moglie. No, di sicuro non per Roberto di Corsi. Sarebbe in effetti l'ultima scelta. Oppure per il grande Guerrino. No, per Gian Leone di Siena, che mi ispira il suo nome. Cioè, Gian Leone, come potresti rifiutarli la reggenza? È da stupidi. Noi dominiamo Spoleto. Il pezzente di Luca è stato liberato. Sono tutti felici, tranne Alberto che morirà presto. Ma poverino lui. Purtroppo in effetti non è stata colpa sua la scelta del suo nome. Però tant'è, se uno si chiama Alberto deve morire. Il De Brando. Ah, ho passato più tempo con mia moglie. Bene, così mi ama. Allora, stavamo dicendo, il nostro grande Pandolfo Sgarbi, con chi lo facciamo fidanzare? Non c'è nessuna principessa. Sì, va bene, poi faccio la guerra al Sacro Romano Impero per i titoli. Però hai claim in effetti sull'Austria. Calmi. Abbiamo trovato qualcosa di valido. Sì, mi va bene. Ah, stanno pure facendo guerra in Danimarca. Ah, va bene, ma il Sacro Romano Impero ormai non si capisce più a chi fa guerra, a chi non fa guerra. Ah, e tutti mi odiano dopo tutto, ma voi mi fate guerra, io uccido quello che mi ha fatto guerra e poi vi arrabbiate pure. Steward. No, Alberto che però è un genio. Io farei Steward il conte di Lucca. Che così mi ama ed è meglio così. Alberto no, però deve morire. Troppo facile sopravvivere al proprio nome. Speriamo che si sposino, perché così possiamo andare a dichiarare guerra all'Austria e diventare un impero. E magari possiamo pure provare, magari, a concorrere al titolo di Sacro Romano Imperatore addirittura. Buon mondo, non ti posso ancora dichiarare guerra? Ah, perché non ho abbastanza pietà. Ma ti aspetto al varco. Un titolo può essere creato, il Ducato di Modena, e direi di crearlo subito. Piuttosto, qual è la nostra legge? Perché non... Elettorato? Che vuol dire elettorato? Gevelkind, maledizione. Quando il mio concilio non sarà più scontento, potremmo spostare sulla primogenitura. Anche perché Pandolfo Sgarbi, che a cui io darei... Sì, il Pride, il comando... abbastanza bravino per avere 4 anni. Mi ha tradito! Rocca Barocca ha fatto un figlio con un altro. Eh sì, Rocca Barocca, infima traditrice. Ah, ma io ti uccido prima o poi. Ho ucciso tutti ormai. No, niente qui. Qui i cannoni del cane sparano. Ma... Ecco, sono tornato. Quindi stavo dicendo, Rocca Barocca mi ha tradito, ma d'altronde sono routine. Solo che il figlio io non lo riconosco mica, perché poi potrebbe concorrere a Pandolfo.
fra poco avremo abbastanza pietà per entrare in guerra, però non so se lo faremo in questo episodio. Forse nel prossimo. Anche se in effetti abbiamo ancora un po' di tempo. Vediamo un po' se arriviamo. Vediamo quanto è grande il Ernesto d'Austria è morto, quindi il duca, l'arciduca, anzi d'Austria, Leopoldo II, è il fratello. Il ducato d'Austria quanto è grande? Mi state prendendo per il sedere. È questo il ducato d'Austria. Ma allora lo conquistiamo subito, anzi forse è pure meglio così. Poi che altro? Oh, la contea di Österreich. Ma io ti dichiaro guerra e ti distruggo. Piuttosto la Puglia è molto più potente. Però se si stanno scannando con gli infedeli qui, stanno... Vediamo un po', quante truppe hanno? 3.019, io 4.000, li distruggo, li schiaccio, li polverizzo anzi. Poi con il Kaiser dalla mia parte dopo tutto. Ah vabbè, hanno approvato una tassa contro i borghesi praticamente. Cioè hanno aumentato le tasse ai borghesi. L'erede Jutta del Sacro Romano Impero, che è anche regina di Ungheria, è una donna sul trono imperiale, piuttosto rara come cosa. Allora, Osberto di Cremona ha fatto sapere a tutti sul mio complotto, sul conte Oberto, durante un'ubriacatura, una notte da leoni praticamente. Non avrei mai dovuto mettere quell'ubriaco dentro... Dov'è il Guarnito! Ma sì, ma Guarnito... Guarnito con panna. Ci sta. Ah, ma Guarnito con panna mica diventa il mio rire. Ah! Che battuta. Allora... Sì, erede al Ducato di Spoleto, col cavo. Vediamo un po'. A primogenitura... Prima di tutto dobbiamo... rendere tutti i miei vassalli contenti. C'è solo quel maledetto di Oberto, a cui anche Manuel, tu che vuoi? Senti, vi do il titolo di mastro degli orsi e degli orsi di cavalli, volevo dire. Allora, piuttosto, intanto qui il timer scatta, però aspettiamo un po'. Piuttosto io direi di assegnare appunto a quello lì che mi odia, Manuel, che non è per niente capace, cioè non sa fare nulla, maledizione. E ti lascio così. Ah, il sindaco di Brescia, chi sarà mai? Tu piuttosto, maledetto, io ti revocherei il titolo, ma tutti mi odierebbe, e tutti mi odierebbe, non so più che fare. Tra l'altro il mio complotto è andato a quel paese, spero che lo ammazzino subito. Valpurga! Valpurga, che solo per il nome abbiamo già... è già morto quello. Vai Valpurga! Mamma mia, 30%. No, ha detto di no, perché Valpurga? Ah, meno male. Sì, ma pure lui è destinato a morire. Insomma, tutti siamo destinati a morire in realtà. Che cavolo sto dicendo? Abbiamo 102 di pietà. Magari loro hanno pure finito la guerra. No, non l'hanno finita, i piazzanti. E possiamo fare il claim sulla Puglia. Possiamo dichiarargli guerra mentre loro si stanno scannando a sud con i musulmani. Perciò, signori, forse è la più grande cavolata che faremo in questa campagna. Ma io reclamo la Puglia per Rocca Barocca. Siamo appena entrati in guerra. Prendiamo le nostre imponenti armate. E marciamo contro il Boemondo di Puglia. Prendiamoci ovviamente prima al centro. Marceremo contro Boemondo di Puglia e schiacceremo il suo ridicolo ducato. Ah, è morto papa, antipapa Sergio. Super papa. Sì, Sergio V, tutti lo ricorderanno per la sua abitudine a bere vodka come se non ci fosse un domani, il peggio di Putin. Il famoso ubriaco papa Sergio V, antipapa, perciò non ha nemmeno bestemmiato. Vai a Benevento, dirigiti! Però, signori,
questo lo vedremo nella prossima puntata di Crusader Kings. Intanto, Adelmo il mitico comandante. Vediamo, Jam. No, Jam magari lo mettiamo al centro, che è il migliore. Adelmo lo mettiamo a destra. E Vittorio a sinistra. Signori, vi faccio solo vedere il nostro esercito che sta in Abruzzo ed è pronto ad attaccare. Perché nelle prossime puntate si scriverà la storia della Campania e d'Italia con Vittorio Sgarbi, Oberto figlio maledetto, sempre lui, Giuditta di Parma e il mitico Pandolfino. E ovviamente anche il mitico guarnito con panna Sgarbi.